quando il mare è una tavola blu. Ci specchiamo nell'acqua salata e un dolcissimo bacio all'insù. Splash! Arriva a indovinare. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, nuovo video! Sono Carita Dolce ed è la mia sorellina Amara. Siamo qua per fare un video che ci avete tanto richiesto, veramente in tantissime. Nel video che abbiamo fatto vestiti indossati ultimamente ci avete chiesto in tanto e vi leggiamo tutti i vostri commenti. Volete fare un video? Cosa c'è nella vostra borsa da mare? Sì, esatto. In vacanza, così, ecco qua. La Nancy che legge tutti i vostri commenti subito ha detto facciamolo. Sì, subito. Me lo hanno scritto in tanti anche su Instagram. Anche su suo Instagram. Nancy Amara, trattino basso, seguitela su Instagram. Poi abbiamo appena fatto una diretta su Facebook, sulla mia pagina Facebook, vi abbiamo chiesto conferma, ragazze, vorreste il video cosa ce l'abbiamo questa mare, anche là ci avete detto se ci piace, quindi lo dobbiamo fare. Sta da fare forza. Quindi siamo qua con la borsa di Nancy, che già è bellissima sta borsa, io me ne sono innamorata. Questa me l'hai regalata tu. È ovvio, perché se no non è bellissima. Vabbè, a righe, il mio motivo preferito. Aspetta, però non mi ricordo dove l'ho comprata. Le ragazze sicuramente vorranno sapere la marca. È di Stradivarius. Ok, di Stradivarius. Un po' carina, ragazze. Carina. È molto capiente, però non è proprio quelle cose super esagerate. Poi ha dei manici molto resistenti. E poi è fatta con le righe, che a Nancy piacciono tanto le righe. Sono ossessionata dalle righe. È molto molto bella. Comunque, però non le solite righe blu, vabbè. Poi la cosa bella è che si chiude con la scena. Di solito le borse mare restano aperte. Insomma, io la vorrei io. No! Vorrei riprendere, vabbè, come al solito tutte le cose che ti compro dopo le vorrei. Ok, partiamo subito, ragazzi. Ovviamente la prima cosa è il telefonino. Anche nella borsa da mare versione estiva ci vuole il telefonino. Certo, qua. È la cosa indispensabile a mare. Nella tasca interna c'è questo telefonino. Per fare tanti Snapchat. Poi c'è la batteria ricaricabile per il telefonino. Non possiamo mai sopportare la batteria. Come si fa? Vabbè, io mi metto comoda perché qua è il lungo. I fazzolettini. Sembra Mary Poppins qua. I fazzolettini. Ci voglio. Questi sempre, ragazze, non uscite mai senza fazzoletti, non si sa mai. Perché Nancy fa tanta pipì. Quindi servono i fazzolettini per la vita. Poi questo qui sembrerebbe una pezza, invece no. Io lo uso sembrerebbe una pezza, è fantastico. Io lo uso come pareo, ragazzi, un pareo lilla fiorito. Dai, mi piace carino. Perché a me non piace di camminare tipo col culo da fuori, mentre so, devo andare a prendere un gelato. Vabbè, non mi piace andare a fare. E ora cercare tutti i termini e io poi la sparo su col culo fuori. Vabbè. Sì, mi piace, insomma, è bellino questo col pareo, insomma, che ci vuole californiano, un po' così. Poi l'asciugamano. Ovviamente ci vuole. Comprato, sì. Mi ma dai, ciò che ti compro tutto io. Questa è Fuxia, infatti me l'ha comprata lei Fuxia. Che a me piace Fuxia. E quindi pure io sono stata. Però brava. Questa è bella perché sì, questa è particolare. E diventa una borsettina. Poi che tu sei una sciancata la porti. Sì, praticamente così, vedete, diventa una borsa. Proprio così. Ok. Vabbè, poi un libro. Okay. Io adoro leggere quando sono in spiaggia, così mi rilasso. Mi rilasso, si bagna asciuga. E leggo, ora sto leggendo questo. Lei è molto amante dei libri, delle letture, ne ha letto tanti libri, le piace molto. Questa è Memorie di una Geisha. Com'è? Bello? Bello, molto. Lo consigli? Sì, lo consiglio. Ok. Beh, penso che molte. Penso che molte ragazze già un po', diciamo, formalato. Sì. Mia sorella si pensava, visto la bocca ora sotto, pensava che era una cosa tipo. No, perché sento Geisha. Pensavo fosse un libro tipo pornografico, no? Perché so, cioè, le ragazzine ci guardano. Ma quando mai? Memorie di una Geisha. No, un libro sulla cultura giapponese della Geisha. Ah, ma bello, bello. Vabbè, ma parla anche di sushi giapponese. No, Madonna, mi si ogni tanto fa riferimento che là mangiano il sushi, non è che ti spiega le ricette del sushi. No, usciva pure qualche porzione di sushi vicino. Poi qui dentro un cammino questo. Questo gattino, che carino. Che cosa c'è? Quante cose pucciose carine che c'ha la Nancy. Cosa c'è? Sì, mi ha regalato iPhone. Oh, ah, come mi ha regalato mia sorella. Cioè, io ditemi che se non sono una santa, gli regalo tutto, le compro. Non so se si vede, comunque quello proprio micro, nano. Gliel'avevo piccolo regalato io, nano. Piccolino, appunto, perché molto maneggevo. Questo ma mi piace. Ma sto sacchettino, a gattino, mi piace troppo. E dentro c'ha una stoffa tutta di fiorellini. Che carine, tutte cose pucciose c'ha la Nancy. Questi sono gli occhiali da sole famosissimi oramai. Perché un altro video che abbiamo fatto, il video dei regali di compleanno, me l'hanno regalati a regali di compleanno e tutti quanti volevate capire che marca era. Non è Christian Dior, non è Louis Vuitton, non è Prada, è Carmital. No, praticamente di Stradivarius 10 euro, non mi interessa. No, sono belle, no, però ti stanno bene.
Dai, la perché c'è questo bordino dorato molto bello. Queste sono un po' troppo grandi. No, 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 ti stanno bene, sei carina, dai. Poi cos'altro okay. c'è? C'è questo, il pezzo forte della mia borsa madre. L'hai conservato per bambine. Questo me lo sono fregato da lei. Ovviamente, perché casomai non l'avessi Se non mi sbaglio l'abbiamo comprato da H&M. Ma me lo devi dare perché questo mi piace. No, questo è mio, perché è nero con il bois rosa. Vabbè, guarda gli occhiali che già non ci sì, okay. perché già sono seccata. Comunque no, vediamo. Veramente, però questo portale è mio, a parte scherzi, lo devi dare. No, oramai ci ho messo la roba dentro, da male così, poi te lo do. Oramai è mio. Ragazzi, già me l'ha secciato, non si apre più. Okay, no, è bellino, allora. Comunque H&M, i prodotti cosmetici, insomma, fanno schifo perché sono pieni di paraffine, roba, eccetera, tranne qualcosa che anche io a volte nei video recensito. I borselli però sono buoni, costano 2-3-4 euro e sono buoni. Ma come ho pensato bene? Tipo degli scompartimenti per mettere le cose dentro. Qua ci ha messo il burro cacao, allora, la mollezza appesa allora, così. La mollettina appesa qui per i capelli, perché io devo sempre legarmi i capelli quando fa caldo. Poi c'ho questo burro cacao, famosissimo, di Carlizza Dolce. Fatto in casa da me, che vi ho fatto bellissimo, anche il video, ricordate? Questo fa praticamente le labbra morbidissime e poi l'effetto gloss, sembra tipo che è lucida labbra e poi odora di vaniglia. Quindi mentre con questo fa tante conquiste spiazze. Sì, infatti, sì. Tutti i bagnini. Poi questo, il deodorante che mi ha appena fatto mia sorella, il deodorante praticato sempre da lei. Questo profuma tipo di fragola, Sì, no, questo io lo volevo a vaniglia. È anguria e vaniglia. Ragazzi, questo è buono perché praticamente se sudate un po' anche spiaggia, ve lo spruzzate, va via la puzza del sudore. Esatto, conviene portarsi il deodorante dietro. Poi questo è naturale, è fatto da me. Se lo volete vedere ci sta anche il video che vi feci un po' di tempo fa. Poi guardate com'è bello il contenitore viola. Troppo carino. Quando lo calci in spiaggia tutti quanti lo vorrebbero, lo vorrebbero fregare. Tutte le bambine. Poi un elastico lilla, ovviamente, abbinato al contenitore del deodorante. E anche al paleo lilla. Tutto abbinato. Poi ho questa spazzola magica, ragazze. Questa qua. E la spazzola sciogli nudi che abbiamo comprato da Tiger e che è diventata mia. È diventata sua, però vi volevamo sempre dire sta cosa, sì. Che quando facemmo il video haul di Tiger vi dicevamo e facciamo sapere. È buonissima, costa pochi euro ed è praticamente pressoché simile alla Tinkle Teaser, come cavolo si chiama, quella lata buonissima che scioglie la copia economica, diciamo. È veramente buona, quindi ragazzi, per sciogliere i nudi quando i capelli sono bagnati è veramente ottima. Invece del pettine io uso questa perché è più veloce, il pettine mi scoccia stagione, faccio così sciu e subito via i nudi. Lei fa sciu quando aspetta. Ma poi guardate come è bello il beauty case, c'ha anche attaccato uno specchiettino. È troppo, quindi non mi porto neanche lo specchietto. E dopo mi dovrai dare perché ribadisco che è mio. Poi la crema solare, ovviamente. Io la metto, anche se siete di carnagione scuro o siete già abbronzate, mettetela specialmente sul viso, altrimenti escono macchie. Brava la mia sorellina. Sempre con buonici, mi raccomando. Io sto a Carlizza Dolce. Grazie di naso. Sulle 25 Eco Cosmetics, che in passato ve ne parlai anche in qualche video, lei, dato che è abbastanza scura, dato che comunque ha già fatto qualche bagno, mette la 25, se no mettete anche 30, anche 50, mi raccomando ragazze, proteggetevi dal sole. Io la prima volta che ho visto andata a mare, 50, protezione bimbi. No, ci vuole perché sennò vengono rughe, macchie, eritemi e quant'altro. Ok, ultima cosa del beauty. La cosa più bella, l'hai fatta vedere per ultima, non dovrei dire per ultima. Lucis in fondo. Spray per capelli schiarente, ragazzi. Lo adori tanto, ti piace? Mi piace perché questo è ottimo per i capelli grassi. Io ce l'ho, cioè per tutti i capelli, però i miei che sono grassi, un po' sporchi, lo spruzzo e sembrano di nuovo puliti. Quindi non so cosa praticamente è uno spray che non contiene olio, quindi lei si è trovata bene perché non li sporca, non li unge i capelli, quindi va benissimo per tutti i tipi di capelli, perché a differenza di tanti spray non unge, non sporca i capelli, ecco questo voleva dire. Ragazzi, mi scuso se sto guardando in aria perché ogni tanto perdo l'obiettivo, non so, perché la nuova fotocamera ancora non ci dobbiamo abituare bene, quindi dobbiamo guardare lì, guarda lì, sì, non vi rimproverate troppo, sicuramente mi sono dimenticata, mi guardavo io là come specchio. Comunque, se volete vedere il video dello spray schiarente per capelli, lo trovate appunto tra i miei video, l'ho pubblicato qualche giorno fa, insomma, sì, su YouTube. Mi piace, ragazze, fa proprio un bel effetto sui capelli, fa l'effetto tipo ricci mossi. Mare spiaggia, quindi oltre a schiarire anche questo effetto un pochino approvato. E non puzza di birra. Infatti, un bel odore. Avevamo paura. Comunque potete aggiungere un essenziale di limone, lavanda, geranio per migliorarne la profumazione qualora, insomma, non vi piaccia. La borsa è vuota, ragazze, ho finito. E il costume?
mettetelo addosso, non ora, è un costume, non è che mi porto il costume. Vabbè, casomai se volete vi possiamo fare un video con anche i nostri costumi, certo. E magari anche altre cose, se volete vedere altri capi preferiti dell'estate. Ora saranno i saldi, quindi compriamo un sacco di costumi, vestiti, e poi li vedrete. Comunque abbiamo già fatto l'anno scorso il video dei nostri costumi preferiti, sì. A cui magari si aggiungeranno. Per ora abbiamo solo quelli, quindi vedete questo. Dobbiamo comprarne parecchi, sì. Uno verde, uno blu, uno fucsia, lasciateci tanti pollici in su, tanti like se vi è piaciuto questo video ideato dalle ninzine. Noi mangiamo prima di e ora vado a mare, ragazzi. Io saluto per la mia stessa. Noi mangiamo tanti baci. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. La Nancy va a fare un bagno, veramente ci vorrebbe un bel bagno. No, 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 sì, prenditi la spada. Pareo tu? E siamo pronte per andare in spiaggia. Pinne, fucile e occhiali. Quando il mare è una tavola blu, ti specchiamo nell'acqua salata. E un dolcissimo bacio all'insù. Splash! Abbiamo indovinato le parole? Vabbè, vabbè. Vi mandiamo tanti baci. Ciao! Ciao.